Ciao a tutti, grazie mille, ciao, grazie mille di aver fatto tutti questi chilometri. Io sono venuto da Bologna, ma insomma, grazie davvero di questa accoglienza pazzesca e di loro che mi hanno invitato. È un onore anche essere arrivati a queste vacanze di Pasqua facendo quest'ultima cosa, prima di magari riposarsi un attimo, però dà un sacco di carica, di energia, quindi grazie mille. Allora, BAM Strategie Culturali è una società cooperativa che lavora sulla progettazione e sui servizi strategici per il settore culturale. Questo è come oggi ci definiamo dopo qualche anno di lavoro. Sviluppiamo progetti innovativi per musei, festival, città, eccetera, eccetera, con l'obiettivo di facilitare e ampliare l'accesso alla cultura. Come vedete, nel modo in cui ci descriviamo, il concetto di inclusione è spontaneo, è naturale. Il modo in cui ci piace riflettere su gli eventi, la progettazione culturale, il modo con cui affianchiamo le istituzioni culturali che decidono di lavorare con noi, è proprio questo, è proprio un orientamento diverso all'accesso. Tutto questo, tutto quello che facciamo da un po' di anni a questa parte ha cambiato nome. Non è vero, non l'ha cambiato, ma c'è una locuzione inglese un po' altisonante che è diventata la parola d'ordine del nostro settore, delle cose che facciamo, e che è appunto audience development. Cerco di farvi capire che cosa vuol dire e capire insieme a voi se c'entra qualcosa e cosa con il concetto di inclusione. C'è un motivo per cui la parola audience development è diventata così tanto di moda, possiamo anche dirlo, è così importante per chi lavora nella cultura. Il motivo è piuttosto semplice ed è Creative Europe. Creative Europe è il programma europeo che finanzia i progetti culturali, quindi qualsiasi cosa Creative Europe decide sia importante, in maniera piuttosto automatica tutta l'Europa culturale lo segue con grande, come dire, partecipazione. Questo perché fare dei progetti che per la Commissione europea, per l'Unione europea sono come dire, rilevanti, passibili di finanziamento, questo aiuta ovviamente la sostenibilità dei progetti. Creative Europe, che è il programma, dicevamo, di finanziamento della Commissione europea e che lavora di settennati in settennati, cioè in questo caso tra il 2014 e il 2020, ha messo tra le sue priorità top di questo settennato questa cosa che si chiama audience development. E la definisce più o meno così. Dice che l'audience development è un processo, una pratica, un modo di fare le cose. Non è una cosa che fai, è un modo in cui la fai. Un modo di fare le cose che dovrebbe rendere più accessibile, comprensibile e meno distante il contenuto culturale rispetto al proprio pubblico, colmare i bisogni dei pubblici esistenti e potenziali, aiutare le organizzazioni culturali a sviluppare relazioni durature con il pubblico. Perché? Uno si chiede, no? Cioè, perché a un certo punto il maggiore, il più importante policy maker della cultura europea, cioè insomma uno dei più importanti, la Commissione europea, decide di mettere queste come sue priorità? Lo decide a fronte del fatto che negli ultimi anni le statistiche sulla partecipazione culturale in Europa sono andate calando costantemente. Le statistiche ufficiali, voi sapete bene che è difficile oggi fare un discorso sensato su cosa sia consumare cultura e su cosa non lo sia, soprattutto da quando tutti noi abbiamo in tasca un device con il quale costantemente fruiamo contenuti culturali o meno, su piattaforme culturali o meno, il confine si è fatto sempre più labile. Forse anche proprio per questo le statistiche, quelle ufficiali, quelle che contano i biglietti, le partecipazioni, i visitatori, gli spettatori, continuano a decrescere. Quindi tutti quelli che si occupano di politiche culturali in Europa e non solo fanno un ragionamento su come cercare di stabilire delle controtendenze, no? Cioè come cercare di frenare questo fenomeno. Uno dei motivi, uno dei modi in cui lo fanno è stato chiedere alle organizzazioni culturali di lavorare così, per cercare di raggiungere più persone, persone più diverse, cioè non i cosiddetti soliti sospetti, cioè quelli che siamo abituati a vedere quando andiamo a teatro o al cinema o al museo, e anche per creare con loro delle relazioni più
calde, potremmo dire, no? Più partecipate, più positive. Riassumendo in maniera molto semplicistica, ne vorrebbero di più diversi e più contenti, più felici quando escono dal loro teatro, museo, metteteci quello che volete, insomma, sala da concerti, club, quello che vi pare. E questo è il modo con cui hanno cercato di farlo. Quindi, perché lo chiamiamo audience development? Perché in italiano lo dovremmo chiamare sviluppo del pubblico, se facessimo la traduzione proprio di audience development, come dire, dall'inglese. E capite bene che la locuzione sviluppo del pubblico è un po' infelice. Perché la filosofia che vi ho, cioè filosofia, insomma, il modo di fare le cose che vi ho presentato non ha tanto a che fare con il pubblico che deve svilupparsi per, come dire, capire, fruire meglio, raggiungere meglio, ma con le organizzazioni che devono svilupparsi per raggiungere meglio il loro pubblico. Non è una visione, come dire, paternalistica con cui si affronta la capacità del pubblico di affrontare il contenuto, ma è una visione organizzativa, una filosofia, un modo di fare le cose che chiederebbe alle organizzazioni di farle in modo un po' più, si dice in inglese, audience focused, cioè concentrato sul pubblico invece che sul contenuto. Al contrario di come forse le nostre istituzioni culturali, soprattutto in Italia, ci hanno abituati a pensare, nel senso che siamo abituati, soprattutto qui in Italia, ad avere un settore culturale piuttosto chiuso, piuttosto concentrato su se stesso, sulla propria offerta, piuttosto che sulla domanda di chi la cultura la fruisce o la cerca. Ci siete fin qua? Cosa ne dite? Adesso non mi ricordo cosa c'è dopo, quindi dobbiamo andare avanti. Ah, ok. E quindi negli ultimi anni, grazie anche a Creative Europe, si sono finanziati tantissimi progetti culturali e tantissime ricerche sui pubblici della cultura. E per me, che sono un nerd dei pubblici della cultura, ci abbiamo sguazzato in questi ultimi anni. La ricerca più importante che è stata fatta si chiama Engage Audiences, che vuol dire coinvolgi i pubblici, coinvolgere i pubblici. Engageaudiences.eu, andate a scaricare tutto, leggete tutto, vedete tutto. Questi sono gli 8 punti che questa ricerca alla fine del suo lavoro ha deciso che sono i punti su cui un'organizzazione deve lavorare per fare meglio quel lavoro di coinvolgimento dei pubblici, lavoro sui pubblici. Ve li elenco velocemente. Il luogo: abbattere le barriere di fruizione da parte di pubblici diversi vuol dire capire i tuoi pubblici e capire cosa li sta lasciando fuori dal tuo museo, dal tuo teatro, dal tuo luogo della cultura. Non sono soltanto barriere, non solo, ma anche barriere fisiche e architettoniche, ma sono anche barriere psicologiche, barriere economiche a volte. Quindi il luogo, l'accoglienza. Scusate, l'accoglienza dei luoghi culturali, punto primo. La partecipazione e la co-creazione, quindi dare ai pubblici la possibilità di dare un input all'interno del processo culturale, dire la loro, non soltanto commentando, ma magari proprio fornendo contenuti che possano modificare anche l'offerta in qualche modo. Partecipazione e co-creazione. Il digitale. Negli ultimi 20 anni c'è stato un piccolo cambiamento nelle nostre vite, siamo tutti abituati a partecipare, co-creare continuamente con i contenuti online. Ciò che pertiene alla sfera digitale è costantemente ridefinito da chi la abita e questo le nostre istituzioni culturali non possono più permettersi di non saperlo, ma lo devono affrontare giorno dopo giorno. E poi, vabbè, tutta una serie di cose più organizzative, capacity building, organizational change, vuol dire che le istituzioni culturali devono lavorare con competenze nuove, appunto, non possono più permettersi di non sapere come si lavora, ad esempio, con Wikipedia o col mondo degli open data, non possono più permettersi di non avere qualcuno che lavora bene sulla comunicazione e tutta una serie di altre cose. Ma anche la programmazione, non possiamo illuderci che cambieranno le persone che vengono a vedere i nostri spettacoli a teatro se non cambiamo gli spettacoli che programmiamo a teatro, per fare solo un semplice esempio.
Collaborazioni e partnership, ovviamente, quindi raggiungere pubblici diversi vuol dire creare alleanze strategiche con chi quei pubblici già li frequenta, li cura, ci parla e conosce i loro bisogni, e spesso non sono organizzazioni culturali, ma magari sono organizzazioni che lavorano nel sociale. E l'uso dei dati. La raccomandazione che oggi si fa a tutte le istituzioni culturali è di misurare, chiedere, domandare, fare questionari, focus group, insomma raccogliere più dati possibili sul pubblico, laddove per tanti anni le nostre istituzioni sono state semplicemente non hanno saputo quasi niente delle persone che passavano alla loro porta. Sono state al massimo in grado di distinguere tra biglietti interi e biglietti ridotti. Queste ricerche sul pubblico hanno anche creato delle mappe di pubblici bellissimi che trovate in giro, i pubblici potenziali, i pubblici di prossimità, il non pubblico, il pubblico abituale, il pubblico saltuario, insomma ce n'è di tutti i colori. Questa ricerca ha creato queste tre simpatiche definizioni che non sono ovviamente onnicomprensive, però danno una certa idea, no? Del tipo di pubblico che in cui... Se ci pensate, l'ultima volta che siete stati a teatro o che voi stessi avete fruito di un contenuto culturale, forse eravate o un audience by habit, cioè ci siete andati perché siete semplicemente abituati ad andarci o perché in quel momento era molto facile, oppure by choice, cioè l'avete scelto perché c'era qualcosa in quel contenuto che vi interessava particolarmente e quindi ci siete andati e avete anche superato magari qualche barriera per andarci. E, oppure by surprise, cioè il contenuto era lì e voi ci siete tombati di fronte, come succede spesso per strada quando sentiamo, vediamo qualcuno che fa una performance, diciamo, stradale, oppure in generale perché il nostro algoritmo di qualche social network ci ha presentato un video, un contenuto culturale che in quel momento riteneva adatto a noi per chissà quale motivo. Noi di solito quando lavoriamo con le organizzazioni lavoriamo tanto sul digitale, anche online, e lavoriamo su mappe di questo tipo. Cioè un'istituzione culturale oggi deve sapere di essere circondata da diverse fasce di pubblico che, se vogliamo usare delle parole inglesi un po' da nerd, possiamo oppure per capire meglio certe parole d'ordine che sentiamo girare oggi nella cultura, le possiamo chiamare community, quando sono vicine alla tua organizzazione, network, quando sono un po' più lontane, quindi sono collegate almeno da un paio di gradi di separazione, crowd, quando sono la folla, là fuori, e quindi non li conosco bene, devo raggiungerli, ma raggiungerli è più difficile, ho più sforzo di comunicazione, spendo di più per arrivarci. Altre due parole che vi lascio lì, poi sono tutte, come dire, semi che vi lascio e che noi usiamo spesso, sono engagement e outreach. Cioè engagement è quando tu fai il coinvolgimento del pubblico più vicino a te o comunque cerchi di far passare le persone che girano intorno a te sui tuoi social network oppure sono appunto il pubblico un po' che viene ogni tanto, cerchi di portarlo verso di te più vicino alla tua community, cioè a far sentire a quel pezzo di pubblico, a quella fetta di pubblico che può prendersi cura della collezione del tuo museo, della stagione del tuo teatro, che ha qualcosa da dire, che può dire qualcosa. L'outreach è quando li vai a prendere più lontano. Outreach vuol dire raggiungere fuori, no? Raggiungimento del pubblico lontano. E quelli che di solito non vengono, allora fai dei progetti specifici per andare a prendere quel pezzo di pubblico che di solito non ti si filerebbe di liscio. Ecco, li abbiamo piazzati lì per farvi capire che uno si muove da più lontano e l'altro invece lavora su categorie più vicine. E quindi, andando avanti sulla questione delle parole difficili, ma che in qualche modo forse oggi è il caso di conoscere, vi racconto tre cose vi cito dei progetti. Quanto mi manca, Tommaso, secondo te? A che punto sono? Sei a 15 minuti. Sono a metà? Fantastico. Così facciamo degli esempi, ok? Se vi va.
Oggi forse la cosa fondamentale che è cambiata rispetto a 15-20 anni fa è proprio il digitale, è il modo con cui tu puoi coinvolgere il tuo pubblico online, cioè al di là della fruizione in presenza, che è ancora la fruizione fondamentale, ci sono una serie di relazioni che tu puoi costruire col tuo pubblico non solo prima che venga, ma anche dopo che è venuto, una volta che è uscito, semplicemente con l'idea che questo può creare attorno a lui un interesse che lo convince a ritornare una seconda volta, ok? E quindi, primo punto, digital engagement. Digital engagement, coinvolgimento digitale, può voler dire tutto o niente, però vi porto, credo ci siano due esempi, uno stratosferico e uno più, credo, cosa c'è dopo? Ah sì, lo so. Questo diciamo il non plus ultra. Se voi andate a New York al museo del design, che si chiama Cooper Hewitt, ed è un museo dello Smithsonian, quando entrate vi danno una penna, che è quella lì, una specie di pennetta. Voi vi aggirate per il museo e quando vi piace una cosa che state vedendo, la appoggiate sulla didascalia dell'opera che state guardando, la penna vibra in modo anche abbastanza piacevole, e così c'è una sensazione, e tu in quel momento non lo sai, forse non te ne rendi conto, ma l'hai salvata. Dove? Sul tuo biglietto che ti hanno dato quando sei entrato c'è un URL, quando torni a casa digiti l'URL, magicamente sei dentro una pagina tua personale sul sito del museo dove trovi salvate tutte le opere che hai salvato con la penna. La tua visita è già online, la tua collezione è già online e tu te la puoi continuare a guardare quanto vuoi, ovviamente da lì andare a scoprire anche tutte le cose che magari nel museo non avevi visto. Ma funziona anche al contrario, cioè nel museo quando tu vai c'è una stanza dedicata alle dimensioni del design, forma, colore, linea, insomma una serie di caratteristiche del design, che il museo riallestisce una volta ogni tot mesi a partire da un tag, da una caratteristica. Non so, quando sono andato io c'erano tutti gli oggetti di colore rosso e quindi c'erano oggetti molto diversi accomunati da quella caratteristica, ma ci potrebbero essere tutti gli oggetti, non so, a pois, ok? Questo modo di allestire un museo, di scegliere come riempi il museo, in realtà è già un modo digitale di pensare alla tua collezione, esattamente come online la tua collezione tu la puoi taggare in diversi modi e far sì che le persone siano interessate ad andarsi a vedere tutti gli oggetti rossi o quelli a pois, perché magari sono dei creativi, dei designer e vogliono farsi ispirare da quel punto della tua collezione. E ieri parlavamo di twitteratura con qualcuno me lo nominava, un altro modo, un'altra forma di digital engagement che non si poteva fare fino a qualche tempo fa è il social reading, cioè ci sono delle community di persone in giro per il mondo che leggono insieme libri famosi, più o meno famosi, e li commentano insieme online, ad esempio li riscrivono su Twitter. Tutti insieme leggono lo stesso capitolo nello stesso momento, quindi c'è comunque un coinvolgimento molto concreto, fisico, e sai che stai facendo una cosa insieme a delle altre persone e lo commenti contemporaneamente usando degli stessi hashtag e leggi quello che commentano gli altri. Questo in Italia il progetto si chiama Twitteratura, TV Letteratura, insomma alcuni di voi lo conosceranno bene. C'è qualcuno che cinguetta. Un'altra parola d'ordine, community building, qui andiamo uno step dopo, usciamo dal digitale e proviamo a farlo nella vita vera, ok? E qui il massimo, diciamo, sono di solito i progetti con i ragazzi. Voi sapete che da un po' di tempo a questa parte c'è lo strumento dell'alternanza scuola-lavoro che ha aperto incredibili prospettive nel settore culturale, cioè classi di ragazzi che i nostri musei, i nostri teatri possono coinvolgere in percorsi di anche semplicemente di fruizione, cioè vengono tutti insieme a vedere delle cose, ne parlano insieme, ci lavorano sopra, eccetera. Questo si è sempre fatto, voglio dire, non è una cosa particolarmente nuova, ma oggi rientra a pieno titolo in questo filone partecipativo culturale. Palazzo Grassi Teens è uno dei progetti più belli in assoluto di coinvolgimento dei giovani in un'istituzione culturale italiana, Palazzo Grassi, grande museo veneziano, Punta della Dogana. Loro, vi invito tutti ad andare a vedere questo sito dove gruppi di ragazzi, diciamo liceali, ecco, teenager,
scrivono dei bellissimi articoli sugli artisti difficilissimi delle collezioni contemporanee di Punta della Dogana e di Palazzo Grassi. È un sito gestito, fatto, riempito di contenuti dai ragazzi, per i ragazzi, e loro fanno anche dei bellissimi video, li coinvolgono in produzioni multimediali di vario tipo, fanno delle bellissime feste, suonano con i gruppi dei ragazzi a Punta della Dogana, insomma, sono anche cose molto belle che alcuni si possono permettere di fare perché hanno anche luoghi molto belli per farle. Ma dal punto di vista del contenuto, questo progetto è sicuramente un'eccellenza che vi raccomando. Non solo giovani però, questo invece è un progetto nostro, di BAM, che si chiama Museo Senior. Noi abbiamo lavorato per più di 2 anni in provincia di Savona, in distretto di Musei della Ceramica, sul coinvolgimento di gruppi di signori e signore over 55, ma poi soprattutto over 70, nella creazione di un gruppo che si prenda cura delle collezioni ceramiche della provincia di Savona. Questo è lo stupendo Museo della Ceramica di Savona, se vi capita andate a vederlo. Questo è un progetto che ci ha dato enormi soddisfazioni e in cui il digitale non c'entra niente, cioè tutto ciò che di digitale l'abbiamo fatto noi, ma a loro, come dire, non interessava, e che invece ha tantissimo a che vedere con capacità di gestione delle reti, gestione della comunità, cosiddette community management, no? Community organizing. Oggi la cultura ha sempre più bisogno di gente che sappia lavorare nella gestione delle comunità e nel skill che un tempo erano un puro appannaggio del settore sociale, no? Dell'organizzazione sociale. E poi crowdsourcing, altra parola che vi mollo lì stamattina, scusatemi, però era per darvi un po' di input. Qui siamo all'ultimo livello, cioè quando le istituzioni culturali prendono dal pubblico per creare cose nuove. Cioè il crowdsourcing è un linguaggio tipico della programmazione, cioè, e del mondo del web. Oggi tutto è in crowdsourcing, no? Cioè, appunto, l'approccio Wikipedia, la ridefinizione costante della conoscenza, eccetera, eccetera. Pensate i fantastici mondi che si sono aperti per le nostre biblioteche e per i nostri archivi. Da sempre esistono archivi di comunità in tutto il mondo. Oggi, grazie a internet, l'archivio di comunità è un'istituzione culturale che potrebbe avere una vita, che spesso può avere una vita completamente nuova, tipo gli splendidi progetti di community engagement che fa la New York Public Library. Io anche lì sono tornato ad una cosa, come dire, super top, però a volte bisogna anche andare a vedere i migliori, no? E i community project della Community Oral History Project della New York Public Library sono sicuramente un benchmark internazionale. Greenwich Village, Harlem, storie di persone con disabilità, storie dai quartieri. Questo, ad esempio, il Chinatown Legacy Project è la parte del loro sito in cui collezionano le storie e i racconti che arrivano dagli abitanti di Chinatown. Lo leggete lì, il progetto colleziona storie orali di persone che hanno vissuto o lavorato a Chinatown, eccetera. Quindi è un archivio che viene arricchito costantemente da racconti orali, quindi da file audio. A questo punto, cosa c'entra tutto questo con l'inclusione? L'avrete capito. La cultura negli ultimi anni si è aperta a un'interazione col pubblico che può essere molto superficiale, tanto quanto un like su Facebook, ma anche molto impegnativa. Oggi trova una nuova linfa tutto un filone di teatro sociale, teatro di comunità, teatro partecipato, che esiste dagli anni 70, che non è niente di nuovo dal punto di vista del metodo, ma che oggi, grazie a questa nuova vita, diciamo, questo nuovo filone, è arrivato a dei risultati molto interessanti e molto importanti in Europa e anche, devo dire, in Italia. E questo, come dire, lo dobbiamo ritenere un ottimo risultato, perché quelle sono produzioni culturali in cui il pubblico si sente parte di una storia e parte di un prodotto in cui può dire la sua, avere voce in capitolo. E quindi, per lasciarvi, vi ho
Ah, no, sì, c'era anche questa. Tutta questa storia, come dire, si inserisce in un passaggio epocale che, secondo alcuni, ci porta dal concetto di cultural democratization al concetto di cultural democracy. Cioè, se le politiche culturali sono state definite, diciamo, dagli anni 70-80 attraverso alcuni cardini come le politiche culturali francesi, che qualcuno associa a uno che si chiamava Malraux, la politica culturale francese accentratrice, come dire, parigicentrica, porteremo la nostra cultura fino all'ultima provincia dell'ultimo impero, sull'ultima montagna, quindi l'idea del cosiddetto irradiamento culturale. Questo modello si ritiene oggi superato, e si pensa che questo tipo, anche grazie alla svolta digitale e a questo nuovo filone di partecipazione, oggi la cultura si debba costruire dal basso, quindi non più farla rotolare verso il pubblico, ma costruirla insieme sotto presupposti di orizzontalità e di scambio costante. Sono stato a teatro due volte negli ultimi mesi e ho visto due cose che vi voglio raccontare come ultima cosa. Questo è uno spettacolo che si chiama I Am Europe, prodotto dal Teatro Nazionale di Strasburgo, in Francia, con un cast internazionale, ragazzi, che 8 ragazzi di tutte le parti d'Europa, parlato in 5-6 lingue diverse, che parla di Europa. È uno spettacolo bello tra il teatro e la danza, insomma, è uno spettacolo impegnativo, lungo, pieno di parole, che parla dei gilet gialli, che parla di politica, che parla delle stragi, insomma, è uno spettacolo piuttosto importante dal punto di vista dei contenuti. In questo spettacolo ci sono due ragazzi di discendenza araba, che parlano arabo, che a un certo punto dello spettacolo iniziano a parlare arabo al pubblico, e che a un certo punto chiedono: ma non c'è nessuno che parla arabo in scena, in sala? Si accendono le luci in sala e tendenzialmente la risposta è no. Almeno in Italia, dove l'ho visto io, c'era un gruppo di ragazze, se non sbaglio, che con un'associazione era stata invitate a teatro e che quindi erano di linguaggio arabo anche loro, che si sono messe a parlare in arabo con i due performer per qualche minuto, senza che io, ad esempio, sappia cosa si siano detti. Questi invece sono i Rimini Protocol, che sono probabilmente la compagnia teatrale europea che ha fatto negli ultimi 20 anni gli spettacoli di teatro partecipato più importante. Questo è uno spettacolo su Cuba, che è stato in scena a Bologna 2 settimane fa, in cui 4 attori non professionisti raccontano le loro storie di Cuba prima e dopo il regime, raccontano le storie dei loro nonni e le loro storie intrecciate. Bellissimo, anche lì impegnativo, importante. In questo spettacolo spesso gli attori scendono dal palco e chiedono al pubblico di fare delle cose. Di solito chiedono di lanciare delle palle, poi c'è una persona sul palco che le colpisce, perché ci sono delle storie sul baseball, adesso non ve la racconto. Ma a un certo punto si parla del muro di Berlino, si parla dell'Europa, e uno degli attori chiede: c'è qualcuno in sala che viene da al di là del muro di Berlino, che viene dall'ex... Sì, DDR, che viene dall'ex blocco sovietico, diciamo. Silenzio in sala. A un certo punto una tira su una mano in maniera timida e confessa di essere slovena, e allora gli danno questa palla e lancia questa palla, perché era la palla del muro di Berlino. Ecco, quello che volevo dirvi è che dopo questi 7 anni di audience development, di partecipazione, di svolta del settore culturale, abbiamo spettacoli costantemente che fanno questo tipo di domande e che si pongono questo tipo di questioni. Forse tra altri 7 anni o chissà quanto tempo avremo anche nelle sale persone che rispondono di sì quando qualcuno chiede: c'è un pubblico in sala diverso, non esattamente sospetto, non esattamente bianco, europacentrico, inglese centrico, italiano centrico. Al momento diciamo che abbiamo la parte della domanda e aspettiamo ancora quella della risposta. Grazie. Non fuggire, se ci sono delle domande dal pubblico, se no ricordate che c'è adesso, metto la cassettina della posta per le domande che noi poi leggeremo durante la diretta Facebook.
sono curiosità, ho suscitato. Prego. Riguardo al collegamento tra cultura, capacità economiche e lo sviluppo in questo caso dei bambini, crescita dei bambini, ma anche poi penso per gli adulti. Allora questo discorso sulla cultura, sulla cultura che crea l'inclusività, che io sposo e condivido perfettamente, però poi manca l'altra parte. Della medaglia, cioè proprio il fatto che a volte per seguire eventi, concerti, mostre, eccetera, c'è bisogno di un supporto anche economico, tra virgolette. Sì. E su questo poi è una parte che manca, magari non è molto facile. Faccio l'esempio, io vengo da Porto Sant'Elpidio, andare al teatro a Porto Sant'Elpidio costa 15 euro, abbiamo un piccolo teatro, non paragonabile al teatro di Russo, se volessi andare al teatro di Russo. Sotto 50 euro di sono troppo. E quindi l'inclusività passa sicuramente tramite la cultura, però manca poi dall'altra parte, ci vuole manca la parte reale, che poi anche quella del sistema economico, perché chi non in realtà non ha questa possibilità ha un accesso limitato alla cultura, una limitazione in questo senso. Ma allora, diciamo che sì, io sono d'accordo con te. Le istituzioni culturali oggi hanno lo strumento della gratuità e lo usano quando cercano di raggiungere pubblici che hanno delle barriere economiche. Allora, i nostri musei, ad esempio i musei nazionali, sapete che hanno avuto per molto tempo le domeniche gratuite, adesso hanno un'altra cosa, hanno un piano di gratuità diverso, ma si sono posti questo problema. Cioè, il nostro ministero si è posto il problema della gratuità, che è un problema a doppia faccia, cioè serve a due cose: a favorire i cittadini a scapito dei turisti, a volte. Cioè la domenica gratuita in un museo di una nostra città serve anche a dire ai cittadini di quella città: vieni a fare un giro al museo perché la cosa ti riguarda, se no resta sempre appannaggio di chi in quella città passa una volta tanto, ok? Questo è il caso dei musei. Però ovviamente una domenica gratuita, una giornata gratuita, se ben organizzata e ben comunicata, serve anche a colmare quel gap di chi non se lo può permettere. Però insomma i nostri musei costano 5, 6, 7 euro, adesso non siamo in Olanda dove i musei costano tutti 15, 20 euro, ok? A teatro è un po' più complesso. E io credo che vadano costruite offerte ad hoc, cioè bisognerebbe far capire alle nostre istituzioni teatrali, quelle più grandi, che ci sono delle soglie sotto al quale ogni tanto conviene stare se si vuole veramente allargare il pubblico ad un tipo di pubblico diverso. Ma questo si costruisce anche soprattutto tramite alleanze, cioè attraverso un lavoro con associazioni, il mondo del sociale, realtà della tua città, che si possono prendere cura insieme a te di un pezzo di pubblico che spesso più della barriera economica, la barriera psicologica, cioè pensa che quella cosa non gli o non le riguardi, ok? Tutti gli studi dimostrano che sembrano quelle cose che si dicono sui capelli, no? Esatto, l'Università del Michigan, che la questione è più psicologica che economica. Poi è chiaro che c'è la questione economica, ma a quella si può rimediare con il marketing, perché basta fare delle politiche di prezzo pensate, riflettute, usando lo strumento della gratuità, usando le riduzioni, usando, cioè, il marketing può aiutarti sul lato dell'economia. Però sul lato della barriera psicologica non ti aiuta il marketing, cioè non è neanche corretto che lo faccia. Sei tu che devi lavorare in un altro modo, secondo me. Ho risposto? Un'ultima domanda, vai, e poi il resto lo scriviamo. È un po' difficile, non fa nemmeno come del ragno. Però mi danno subito questa domanda, questa struttura, questa strategia per portare persone alla cultura, no? Nella storia, secondo me, quando si è fatta cultura,
dopodiché l'uomo primitivo ha risolto i problemi primari. Quindi prima si è trovato la grotta, ha acceso il fuoco, ha mangiato, poi disegnava, tangava, suonava, eccetera, eccetera. Quanto c'è il rischio che l'evasione ci distacchi dall'Italia? Mi ha fatto piacere che ci sono spettacoli in Europa che parlano di Europa, fatti da ragazzi con multietnica, eccetera. Però il rischio del fatto che la cultura ci allontani dai problemi reali, e ce ne sono i grossi, c'è. La domanda è questa? Sì, ho capito. La tua domanda è questa, se c'è il rischio? Secondo me no. Cioè, secondo me, se oggi noi abbiamo una visione della cultura come un dato, come dire, staccato e quindi contrapposto al reale, stiamo sbagliando. Cioè, la cultura è un elemento pervasivo del reale e dovrebbe accompagnarlo anche nel descriverlo, nel criticarlo o nell'affiancarlo quando è problematico, difficile, cioè noi dovremmo andare insieme di pari passo, cioè io credo che non si debba giocare alla contrapposizione, credo che sia fondamentale per il settore culturale, ma in generale per la nostra società, cioè noi dobbiamo, è un vizio un po' italiano questo, diciamo che sembra di essere a Boris, molto italiano, però in realtà cioè, la cultura come elemento, ripeto, pervasivo della vita di un cittadino è un tratto fondamentale da coltivare, da stimolare, e che appunto noi in Italia siamo stati abituati a vedere le nostre istituzioni molto distanti, come appunto la cultura come evasione o come una cosa che aggiungi, come un pezzo che aggiungi, perché purtroppo la nostra produzione culturale a questo ci ha abituato, mentre in Nord Europa sono 30 anni che si fanno inchieste di teatro sociale in cui i problemi della società, della città, dello Stato vengono portati sul palco e non c'è quello stacco forte, no? Tu vai a vedere una cosa che ti riguarda, mentre da noi tendi a pensare che quella cosa lì ti riguardi giusto se hai tempo o se tutto sommato non hai niente di meglio da fare. E noi dobbiamo, cioè io cerco nel mio piccolo di lottare perché questo tipo di muro non ci sia, ecco. Io come tanti altri, insomma, che facciamo queste cose. Grazie. Prego. Allora, grazie. Oggi era, come ha detto Tommy, l'hai detto, sì. Oggi era un anno. No, non l'ho allora, detto. Credo. Oggi era un anno di quelli però di sotterfugio, nel senso che noi un anno fa cominciamo le Creative Mornings ad Ancona in maniera non legale, nel senso che non avevamo il marchio. E quindi abbiamo fatto dicendo, guardate, facciamo, ok. A maggio invece sarà l'anno ufficiale, quindi a maggio compiremo un anno. E non so chi, qualcuno c'è stato fin dal primo, infatti qualcuno vedo fedele alla linea, grazie. Allora, col fatto che faremo un anno, faremo una giornata un po' speciale, cioè abbiamo deciso di fare una colazione un po' speciale. Vi anticipiamo che, quindi, spoilerone per tutti, vi diamo queste cartoline perché in realtà sono delle cartoline del festival dentro cui noi faremo la colazione. E ta-tan, non sarà di venerdì. Ve lo dico, lo diciamo perché si sembra carino dirlo, sarà il sabato mattina alle 10, quindi in realtà ci sarà tutta un'organizzazione alle 10 di mattina, sì, non di sera, sempre se la colazione è, cioè sarà più una colazione brunch che una colazione, e però appunto visto che è un anno ci stiamo muovendo anche con l'uso di collage, insomma poi con varie comparse, con cose per farvi una cosa un po' diversa, un po' speciale. E sarà aperta un po' più di persone, sicuramente. Quindi grazie anche per essere stati qui.